26 di luglio dovremmo subire uno sfratto da questa società Mondello che ritiene opportuno di mandarci via proprio nel bel mezzo della stagione. Non mi sembra proprio il caso di subire una cosa del genere, anche per l'immagine stessa di Palermo, di Mondello e di tutti i palermitani. Credo che non sia opportuno chiudere questa attività, soprattutto anche per la gente, per gli stranieri, per tutti i clienti che ci conoscono da una vita. Ma il fatto stesso di questo sfratto è praticamente una cosa un po' inusuale, cioè nel senso che questa società Mondello, che si ritiene di essere proprietaria, invece non lo è, perché non ha dimostrato nessun titolo di proprietà, c'ha solamente una concessione da parte del comune che li autorizza alla manutenzione della passeggiata. In funzione di questa concessione loro hanno affittato questi chioschi pubblici a scopo di lucro. E da lì parte il problema del contratto tra loro e me. A questo punto nel 2010 mi hanno intimato di andarmene. Hanno vinto in primo e in secondo grado perché il processo è fondato sulla locazione. Fortunatamente è intervenuto il comune, quale proprietario dell'area e di tutto il lungomare, ha fatto posizione di terzo nella causa e la Corte d'Appello ha accolto l'opposizione di terzo del comune, concedendomi anche la concessione. E dopodiché la Corte d'Appello, chiara di tutti gli atti presentati e soprattutto di avere fatto una CTU designata dagli ingegneri del Tribunale, hanno visto praticamente che l'area dove insiste il baretto e tutto il lungomare appartiene, fa capo al Comune di Palermo. A questo punto, dopo 9 anni di causa, è stato sostituito il relatore, il giudice, non a caso, che praticamente ha detto tutto lo sposto. Si è mantenuto a non parlare di proprietà, ahimè. Ha detto solamente che ha trovato un cavillo, che il comune non si doveva intromettere tra due enti privati. E quindi questa mi sembra una sentenza un po', tra virgolette, un pochettino fastidiosa da questo punto di vista. Però dico, in tutto questo il comune ha fatto ricorso in Cassazione, purtroppo ha avuto la negligenza di presentare istanza di sospensiva un pochettino in ritardo. Però il comune, se vuole fare il comune, è in ritardo di 60 anni a legittimare tutto il lungomare. Il comune, se vuole rivendicare la proprietà, venga qui con un'azione di forza, che lo può fare, e rivendica la proprietà ed evitare di questa esecuzione che mi sembra illegittima, proprio illegittima e non usuale da questo punto di vista.